idea è che non, lei non è un artista per pietismo, perché ha una disabilità, ma un artista perché è un artista. La disabilità è solo una cosa in più che c'è, e che magari per questo può essere che fa i quadri come fa, ma non è lei, lei è tutte altre cose. La disabilità c'è, ma lei è molto più di quello, e noi faremo il possibile perché abbia lei stessa opportunità più grandi degli altri, perché può farcela, così è quello. Dodici anni, capelli biondi, occhi che parlano e un sorriso che conquista. Clara Wutz, piccola pittrice che ha già alle sue spalle quattro personali, arriva con una mostra al Palazzo Fiorentino di Stia, sarà aperta fino al 26 di agosto. Nel titolo Dall'ictus ai colori c'è la storia di una vita che poteva essere molto diversa e che sicuramente avrà delle salite, ma grazie alla forza di volontà e da una musa ispiratrice, Frida Kahlo è diventata molto altro. Clara ha avuto un ictus quando era nella pancia, diciamo, e non ci siamo accorti fino dopo che è nata. La vostra vita sarà durissima, lei non riuscirà a far niente, sarà un vegetale. E invece no, capisce molto più di noi. È dire al mondo che possiamo farcela, che lei può farcela e che lei avrà il suo spazio. Clara all'inizio se l'ho regalata un quadro di Frida Kahlo, l'artista messicana, che aveva una disabilità anche. Clara si è innamorata di lei, credo la storia era molto simile. E poi il giorno dopo mi ha detto che voleva andare a New York a fare la sua personale, e io ho detto sì, mettiamo la cosa in moto, no? La prima mostra è in un bar e adesso Clara sta per esporre le sue opere in Giappone e a Miami. Tra i soggetti preferiti la sua famiglia, il fratellino Davide di 6 anni ci mostra orgoglioso un dipinto che rigorosamente non sarà venduto. Mi piacciono i suoi dipinti, mi ha regalato 2 dipinti, uno è stato venduto. L'altro è qua nella mostra che non è in vendita.